Buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori di Città Nuove e a quelli dell'Associazione di Centra, che stasera abbiamo come ospite sul nostro canale nelle persone di Paolo Icarà e di Barbara, che sono rispettivamente il segretario nazionale e la coordinatrice dell'Emilia Romagna. Sono amici da molto tempo della nostra associazione e stasera nell'itinerario delle interviste che ci siamo ripromessi di concedere agli amici della nostra associazione e di potervi mettere a disposizione, abbiamo appunto deciso di parlare con loro. Buonasera. Buonasera Buonasera a tutti, grazie per l'opportunità. a voi. Allora, diteci un po', perché le presentazioni che ho fatto io sono assolutamente sommarie e molto molto annacquate, ma invece se voi ci parlate di voi avremo un quadro molto preciso di chi siete e di che cosa fate. Sì, grazie, Fulvio. Se sei d'accordo, mi permetterei intanto di presentare una delle nostre punte di diamante della nostra organizzazione sul territorio, che è appunto Barbara Balzi, dottoressa Barbara Balzi, una fisica quantistica che per dicentra, tra le tante cose, per dicentra ricopre anche il ruolo di coordinatrice per l'Emilia Romagna. Vuoi dire qualcosa, Gra Barbara? grazie, grazie perché è un'opportunità importante perché permette di divulgare o comunque rendere onore a qualcosa che per me è stata una scelta personale, insomma, quella di vivere le mie scelte sanitarie e non solo, e quindi mi piace l'idea che altre persone lo possono fare, lo possono sapere come fare in alcuni casi molto particolari. Beh, a questo punto Barbara direi che ci hai incuriositi e quindi vorremmo sapere di cosa si tratta. Grazie. Allora, vai Paolo. Vado io? Ok, Sì. Associazione di Centra è un APS, un'associazione di promozione sociale, nata da pochissimo. Nasce a settembre del 2022 e devo dire che già il logo, che se sei d'accordo, Fulvio, io andrei a condividere perché se altrimenti non riusciamo a spiegare bene, ecco qua, condividiamo la nostra home page, eccola qua, eccola qui. Intanto scopriamo che cos'è questa benedetta Dicentra. Dicentra è un fiore, chiamato anche cuore sanguinante. Non so se lo si vede, ho condiviso lo schermo. Sì. È appunto questo cuore sanguinante, alla forma di questo cuore sanguinante, che ci rimanda alla prima attività concreta di associazione di centra. Il logo racchiude tutto ciò che è il progetto di associazione di centra e neonaturalesimo. Associazione di centra è appunto è riportato come all'interno del logo, liberi seguaci del neonaturalesimo. Allora, abbiamo capito cos'è di centra, che è un fiore, questo fiore che tra l'altro abbiamo scelto perché sposa perfettamente quello che è lo spirito solidaristico del nostro progetto, perché cresce, si sviluppa insieme a grappolo, come vedete. Quindi è la massima, per noi era la massima espressione di quello che era il senso della nostra visione, della nostra missione. Associazione di centra liberi seguaci del neonaturalesimo. Allora, cioè, adesso da capire cos'è questo benedetto neonaturalesimo. Neonaturalesimo è un neologismo. È una dottrina etico-naturalistica, niente assolutamente di religioso, una dottrina, un decalogo composto da 16 punti che tra l'altro potrete trovare sul nostro sito, che si legge veramente in un batter d'occhio, sono 5 minuti. All'interno di neonaturalesimo troverete il punto 3, il punto 4 e il punto 12 che rappresentano i pilastri su cui i nostri legali sostanzialmente vanno a definire la linea difensiva dei nostri
associati nell'eventualità in cui dovesse andare incontro a una situazione di emergenza sangue, quindi aver bisogno di una trasfusione di sangue, e in quel caso volessero optare per una trasfusione di sangue proveniente da soggetti non vaccinati. Nella visione magari adesso ho tolto la condivisione, ok, così ci riusciamo a vedere in faccia. La visione della nostra associazione è la salvaguardia di donne e uomini per i seguaci nel neonaturalesimo. Quindi, come vedete, nella vision non si parla esclusivamente di sangue, però poiché chi sposa il progetto di Dicentra è colui che ha come scelta di vita punta all'inviolabilità del proprio corpo e al proprio principio di autodeterminazione, sempre rispetto di quello che è il decalogo del neonaturalesimo, l'aspetto del sangue correlato all'inviolabilità fisica non poteva essere ad oggi il tema più urgente. Perché questo? Perché come è espresso anche uno dei nostri claim ormai famosi, per chi ha fatto una scelta libera diversa, ossia quella di optare per una non vaccinazione, sia mRNA, oggi per rispettare appunto questa scelta libera, la cosa che assolutamente deve evitare è l'eventuale contaminazione o potenziale contaminazione, perché di potenziale contaminazione si parla, visto che la scienza non dogmatica ad oggi, anche la scienza non dogmatica ha le sue perplessità. I nostri spettatori avranno ben sentito che c'è tutta una parte di scienza che non è concorde su quello che c'è all'interno di questi sieri, questi vaccini, ma a noi interessa relativamente questo. Noi, per un principio appunto di precauzione, poiché vogliamo salvaguardare la scelta libera di non esserci vaccinato, vogliamo assolutamente evitare trasfusioni potenzialmente contaminate, passatemi il termine. Questo perché? Perché ormai ci sono tantissime evidenze sia cliniche che scientifiche che attestano il fatto che dei cittadini italiani, a seguito di trasfusioni non vaccinati, attenzione, non vaccinati, a seguito di trasfusioni di sangue proveniente dal circuito di raccolta sangue nazionale, hanno evidenziato problemi a carattere di tipo a carattere di, diciamo, a carico del sistema cardiocircolatorio, comunque in termini di potenziali problemi, percussioni da effetti avversi sostanzialmente. Esatto. Associazione Dicentra, il direttivo è formato da 8 cittadini italiani che ovviamente hanno fatto la scelta di non vaccinarsi. All'interno del direttivo abbiamo 2 avvocati, un immunematologo, un responsabile del reparto infermieristico, un ex promotore scientifico, è un ingegnere che ricopre il ruolo di presidente, che sarei io. Insomma, non ci siamo fatti mancare niente. Ci appoggiamo per quanto concerne le scelte strategiche a un collegio dei proviviri, all'interno dei quali abbiamo l'avvocato Andrea Montanari, che è il presidente di Eunomis, il dottor Francesco Oliviero, anch'esso associato onorario e proviviro di Dicentra, Alessandro Trinca, il figlio del famosissimo dottor Franco Trinca, Angelo Di Lorenzo, presidente di Ali Avvocati Liberi, Andrea Perillo, fino ad arrivare al primo al primo proviviro che ha sposato il nostro progetto, che è il famosissimo Maurizio Martucci del movimento Stop 5G. Perché Dicentra si è rivolta in primis a Maurizio?
perché neonaturalesimo, tra l'altro, invito i nostri spettatori a leggere, perché comunque è qualcosa di particolare, all'interno affronta dei temi animico-spirituali anche abbastanza interessanti. Il claim di neonaturalesimo è un claim forte. Neonaturalesimo è agli antipodi, si pone agli antipodi del transumanesimo. Ecco, per assurdo, neonaturalesimo non è contro di centro, tutto il progetto di Centra non è mai contro. Noi rivendichiamo solamente una scelta diversa e quindi, per quanto concerne crediamo in un progetto transumanista, nel senso che esiste un progetto transumanista. E noi non siamo contro il progetto transumanista, ma ci poniamo agli antipodi, quindi vogliamo andare in una direzione completamente diversa. Ecco, quindi noi non siamo mai in un discorso di contrapposizione per scelta strategica, bensì di riposizionamento. Ecco. E quindi il transumanesimo, per dirle in estrema sintesi, che presuppone sostanzialmente due cose: l'impianto di un qualcosa nel corpo umano e il controllo di questo qualcosa attraverso il 5G e nel prossimo futuro SG, quindi un controllo in remoto che permetta appunto una banda e un tempo di latenza rapidissimi. E quindi neonaturalesimo, il progetto di neonaturalesimo di Centra non potevano e non gemellarsi con un'organizzazione come quella di Stop 5G. Devo dire che Maurizio Martucci ha sposato da subito questo progetto, ci ha creduto e quindi è una delle tante organizzazioni, associazioni con cui collaboriamo. Altra collaborazione molto importante, per esempio, è con Safe Blood Svizzera. Sicuramente i tuoi spettatori hanno sentito parlare di questo progetto faraonico importantissimo del dottor Della Pietra in Svizzera, che è quello della creazione della prima banca del sangue dei soggetti non vaccinati. È impresa ardua, sicuramente ambiziosa, che però in Italia incontra ovviamente, per quello che è la situazione legislativa, grossissime difficoltà. Quindi nell'immediato sarà praticamente impossibile che ci possa essere una banca del sangue di soggetti non vaccinati. Tra l'altro, la responsabile Italia del progetto Safe Blood Donation Svizzera ricopre per Dicentra il ruolo di coordinatrice della regione Piemonte. Ecco, questo da dimostrare la filosofia del creare sinergia, del creare rete di associazione Dicentra. Cos'altro? L'organizzazione sul territorio, come dicevo, prevede tutta una serie da statuto, una serie di coordinatori e vice coordinatori regionali che svolgono in realtà le attività solo di promozione e divulgazione. Tutto ciò che si rifà al supporto consulenziale ai nostri associati, nel caso in cui i nostri sposati dovessero averne bisogno, viene gestita direttamente dalla sede centrale con i nostri delegati, supporti e segretari che hanno la delega anche alla gestione del dato sensibile, che vi ricordo che nel form di iscrizione noi comunque raccogliamo dei dati che vengono blindati sia sull'aspetto della sicurezza che della privacy, per quelle che sono le normative veramente ferree nella gestione del dato sensibile, vedi normativa dei privacy e GDPR. Paolo, posso farti una domanda? Assolutamente. Tu dici che gli utenti vengono seguiti direttamente dalla sede centrale. Per capire meglio, per quale motivo un utente si rivolge a voi? Perfetto, grazie alla domanda, così entriamo nel vivo. Allora, cosa fa in termini operativi, al di là di quella che è la visione, la mission, l'associazione di Centra? Associazione di Centra fornisce un supporto consulenziale nel caso in cui il nostro associato dovesse avere urgenza di una trasfusione di sangue.
Al tempo stesso, il grande valore aggiunto di associazione di centri è quello di avere una rete solidale e la possibilità di andare a individuare in tempo rapidissimo un cluster, un paniere di potenziali donatori filtrati attraverso il gruppo sanguigno analogo o compatibile e attraverso il CAP di residenza. Quindi noi nel giro di meno di 2 ore riusciamo a fare l'invio massivo a tutti i nostri associati residenti in una zona il più possibile vicino all'associato che invece ha bisogno appunto di una trasfusione. Al tempo stesso però c'è da superare l'aspetto più delicato, ossia quello dell'aspetto legale. Perché? Perché in Italia si dice che le donazioni dedicate sono vietate. Cos'è intanto una donazione dedicata per chi magari non è a conoscenza? La donazione dedicata è la possibilità di avere una donazione di sangue da una persona prescelta, un familiare, un parente, un amico. Ecco, questo in Italia è vietato, ma in realtà non è vietato. Questo è concesso in casi eccezionali. L'esempio del classico del caso eccezionale. Ipotizziamo che nella città in cui un malcapitato ha un incidente non c'è carenza, non c'è disponibilità di quel gruppo sanguigno specifico. Allora la struttura sanitaria attraverso una procedura abbastanza, cioè definita in tutti i dettagli, si appoggia alla banca del sangue e si verifica la disponibilità delle regioni limitrofe. Se però c'è carenza di sangue o si rischia nel frattempo di perdere il paziente, si fanno quelle che sono le cosiddette ricerche dell'ultimo minuto. Avrete spesso sentito parlare di queste ricerche in emergenza di sangue. E in quel caso, ecco, lì ci troviamo in una situazione in cui magari c'è qualcuno che ha quel gruppo sanguigno che si rende disponibile alla donazione, e in quel caso, ecco, quello è un caso eccezionale in cui per salvare una vita umana si opta per una donazione dedicata. Ecco, Dicentra si adopera per far sì che il nostro caso, del nostro associato, venga gestito in questa eccezionalità. In realtà, appunto, avendo dietro questa forma di rete solidale di offerte di potenziali donatori, noi riusciamo comunque a mantenere quello che per legge è previsto, ossia il fatto che il donatore deve essere anonimo. Okay? Quindi ecco, noi non è che offriamo un donatore. Noi riusciamo in tempi rapidissimi a far sì di individuare tutta una serie di associati che si rendono disponibili alla donazione del sangue per un altro nostro associato. In più sono gli stessi nostri associati che quando a loro arriva una richiesta di sangue sono loro stessi promotori negli ambienti poi nei gruppi che conoscono di andare a intercettare potenziali donatori compatibili. Quindi devo dire che più volte noi ad oggi abbiamo gestito, guardavo i numeri, oltre 26 casi, ecco, spesso addirittura si è entrata una catena di solidarietà, e questo devo dire che è la cosa più bella di Dicentra, di appunto di andare a intercettare, a reperire ancora un paniere sempre più ampio, spesso non sempre di solo donatori, ma bensì di gente che si rende disponibile. Devo dire, in Italia lo spirito solidaristico veramente oggi è qualcosa che ci onora. Ecco, devo dire che è un aspetto questo che funziona molto bene in Dicentra. In parallelo però, attenzione, deve essere superato lo scoglio principale, che è quello dell'aspetto legale, come dicevo. E quindi Dicentra, ecco lì. Scusami se ti interrompo. Come? Dico, scusami se ti interrompo, rimanendo sul pratico. Supponiamo che io riceva da voi un contatto e mi si dica: guarda, Fulvio, c'è bisogno di una sacca di ABRH positivo. Io sono disposto a darla. Quindi cosa devo fare? Mi reco all'ospedale? Mi reco al centro Avis? Cosa devo fare? Perfetto. Allora, noi non siamo una banca del sangue,
Nel caso in cui abbiamo noi necessità degli associati che si rechino presso, li contattiamo via email, ok? Quindi andiamo a fare un cluster invio massivo di pre-alert ai nostri associati. Però al tempo stesso noi ci muoviamo con una gestione del caso che ad oggi è classificato in tre macro gruppi. Cosa voglio dire? Allora, il nostro associato può essere un associato che ha gestione ordinaria, ossia un associato che deve effettuare un intervento programmato o programmabile, ok, in cui si palesa la possibilità di una potenziale trasfusione di sangue. Quindi lì abbiamo tutto un tempo congruo per definire tutto nel dettaglio. La seconda tipologia di supporto è un nostro associato che in stato emergenziale arriva in codice rosso, però in stato di coscienza. Quindi lì l'iter operativo di supporto e anche dei legali è completamente diverso, capirete per ovvi motivi. Mi preme dire una cosa: ad oggi le casistiche, sembra strano, però le casistiche di intervento all'85% riguardano la prima casistica, cioè intervento programmato, programmabile, ok? Un'operazione a un arto, un intervento chirurgico, un intervento al cuore, ecco, tutto ciò che è programmato o programmabile, quindi non in emergenza. La casistica più delicata è associato che arriva al pronto soccorso in codice rosso in stato di incoscienza. Ecco, lì noi forniamo per questa casistica, che speriamo non accada mai, ad oggi noi non abbiamo avuto ad oggi, essendo anche nati da poco, per fortuna non abbiamo mai gestito un caso di questo tipo. Si tratta appunto di nostro associato di centro che arriva in stato di incoscienza. Ecco, noi forniamo ai nostri associati come pacchetto di benvenuto, quando si è appunto subito dopo l'associazione, oltre la tessera ovviamente nominativa con QR code, forniamo la DAT di Dicentra, creata appunto per la salvaguardia del tema sangue. Ecco, quindi una DAT creata del... Che cos'è la DAT? La DAT è una disposizione anticipata di trattamento, è un testamento biologico che va assolutamente depositata in modalità ben precise per legge. In Italia esiste un registro DAT nazionale, e questo registro DAT deve essere per legge obbligatoriamente visionato dai sanitari nel caso in cui debbano gestire un caso appunto un intervento d'urgenza. E i sanitari devono accedere a due registri, al fascicolo sanitario elettronico e al registro DAT nazionale. Se nel registro DAT nazionale esiste una disposizione anticipata di trattamento per il soggetto interessato, a quel punto si adopera d'urgenza il rispetto di quella DAT. Ecco lì però attenzione, che le DAT sono una cosa estremamente delicata, perché per quanto uno possa essere libero in Italia di depositare la DAT che vuole, attenzione che quella DAT, se ha dei vizi di forma, via dice, può essere rigettata attraverso un giudizio di un giudice. Quindi è importantissimo redigere la DAT, noi diciamo sempre, indipendentemente da essere iscritti a Dicentro o meno, oggi si parla tanto di queste DAT, però attenzione, noi diciamo sempre affidatevi a avvocati veramente competenti e seri, perché a quel punto, voglio dire, la DAT, oggi si parla DAT anche di per una diciamo per un accesso non in stato comatoso, non in stato di incoscienza. Ma signori, cosa Paolo non... secondo te la DAT è così difficile da compilare oggettivamente per quello che contiene, o è una difficoltà strumentale che è stata messa apposta per poter giocare su questa cosa? Allora, la DAT, se redatta in termini di legge, è comunque valida.
Attenzione, però c'è da dire una cosa. L'unica sentenza di Corte di Cassazione ad oggi per una simil DAT, perché non era neanche una DAT, è quella di una testimone di Geova che a seguito di un intervento in cui aveva negato il consenso alla trasfusione è stata comunque trasfusa per salvargli la vita e in sentenza di Cassazione, dopo un iter legale abbastanza complesso, e la malcapitata ha avuto riconosciuto appunto il danno, e quindi c'è questa sentenza di Cassazione che appunto ed era un testimone di Geova, però attenzione, quindi attenzione che ad oggi una DAT per il sangue in cui un soggetto dichiara io non voglio sangue da soggetti vaccinati ma lo voglio esclusivamente da soggetti non vaccinati, ad oggi nessuno l'ha mai, cioè, tanti l'hanno depositata, il 70% dei nostri associati hanno depositato la loro DAT per il sangue, ma voglio dire non c'è ancora un giudizio in merito, quindi attenzione perché sarà tutto un divenire. No, scusa Paolo, specifichiamo, secondo me è importante perché c'è stato un po' di rumor negli ultimi periodi sull'uso della DAT, perché se abbiamo una cosa in Italia a cui ci si può attenere è almeno quando le leggi sono scritte chiare, e quindi ha un senso farlo, ma c'è anche un utilizzo preciso che è stato definito, cioè non è che non si può svegliare. E questo l'hai detto prima, ma io lo ribadirei perché è veramente un momento che sembrava tanto c'è questo, prendo e lo faccio e sono a posto. Se fosse così probabilmente saremmo tutti più contenti, perché uno fa questo e si libera di un problema. In realtà si libera del problema qualora abbia una problematica tale per cui va in ospedale in stato di incoscienza. Certo. Basta. Sì, certo. Assolutamente, ma guarda Fulvio, basta accedere un normalissimo avvocato può dare un riscontro del genere. La legge 219 del 17 regolamenta la DAT solo e esclusivamente per situazioni di stato di incoscienza, ma anche perché c'è un discorso molto logico, semplice da fare. Allora, e qui io dico che Dicentra non è un'associazione per tutti, e vi spiego subito perché. Dicentra è un'associazione per soggetti italiani che sono disposti a morire. È un'affermazione forte, ma adesso provo a spiegarlo. Perché questo? Perché in realtà, se io non voglio essere trasfuso dal sangue, non ho bisogno della DAT, non DAT. Se sono in stato di coscienza, forse questo a molti non è chiaro, io non firmo il consenso alla trasfusione, ok? E lì si apre tutto uno scenario, perché da un lato sto rischiando di morire, rischio di morire, ecco perché dico Dicentra non è per tutti, però a quel punto si apre tutto uno scenario, ecco lì il vero supporto consulenziale di Dicentra, ma in realtà la vera centratura e noi stessi, cioè se io dico io ho lottato fino ad oggi per non vaccinarmi, adesso sono disposto a morire per non farmi trasfondere, attenzione, cioè non esiste in Italia che ti trasfondano per forza, il sanitario ti sottopone un consenso informato alla trasfusione e ci sono due caselline, do il consenso o non do il consenso, se firmo non dico, non metto, fleggo dove dice non do il consenso, cioè, da un lato i sanitari ti dicono guardi che tu stai rischiando di morire. Noi abbiamo gestito casi con associati che avevano l'emoglobina a 5, quindi dicevano io non voglio farmi trasfondere e svenivano, erano moribondi, hanno rischiato di morire. Non ti trasfondono, non è che qualcuno ti trasfonde. Devi capire tu se sei determinato, così fortemente autodeterminato a dire io non voglio farmi trasfondere da soggetti non vaccinati. Poi attenzione, apro uno scenario, Dicentra customizza il supporto consulenziale in funzione di tantissime variabili che possono essere la tipologia di intervento, l'urgenza,
Per farvi riflettere, io dico sempre, anche perché il nostro progetto è nato dopo uno studio insieme ai testimoni di Geova. Vuoi dire, ma perché con i testimoni di Geova? Non perché ci interessasse l'aspetto religioso, ma perché ci interessava l'aspetto normativo e la gestione operativa proprio nel caso in cui un testimone di Geova ha bisogno di una trasfusione. Ecco, io dico in maniera molto logica, perché alla fine basta essere logici. Vi risulta negli ultimi 20 anni che un testimone di Geova sia morto perché non ha fatto una trasfusione? No. Me lo dico io. No, i testimoni di Geova non muoiono. Allora ne consegue che ci sono soluzioni alternative. Devo dire che di Centra ha un certo, operando appunto, essendoci specializzata, passatemi il termine, su questa operatività del tema sangue. Noi siamo tra l'altro convenzionati con oltre 40 avvocati in Italia, essendo tra convenzionati tra l'altro con associazioni del calibro di Onomis, ALI, Avvocati Liberi, Sindacato d'Azione in Emilia-Romagna, tantissimi avvocati in Italia. E abbiamo il supporto, come dicevo prima, tra i tanti medici, Oliviero, ma abbiamo un immunoematologo con 35 anni di esperienza, devo dire che di sangue qualcosa ne capisce. Ecco. Quindi voglio dire, ci sono tante soluzioni alternative alla trasfusione. Oppure, per esempio, Dicentra gestisce casi in cui si può optare per una donazione autologa. Cos'è una donazione autologa? L'autotrasfusione. In vista di un intervento io vado a depositare il mio sangue, ma al massimo, attenzione, sono 2 sacchi, quindi dipende anche dalla tipologia di intervento a cui vado incontro, e a quel punto mi autotrasfondo. Quella è un'altra casistica di intervento. Ecco, quindi non c'è un modus operandi unico in associazione di Centra. L'associazione di Centra va a customizzare diciamo, la possibile soluzione in funzione del singolo caso. Ti fermo un attimo, faccio una precisazione perché operando in Emilia Romagna c'è una precisazione da fare proprio sul discorso delle autoemotrasfusioni, che sapendo che in Italia è pressoché regionalizzata la sanità, ci sono delle regioni che magari hanno fatto una scelta diversa e quindi precisa rispetto a questo. Per esempio, in Emilia-Romagna questa cosa non è consentita, per cui oltre allo stato clinico del paziente, in realtà ci troviamo di fronte a un'indicazione normativa che non prevede, a meno di richieste particolari che possa fare il medico competente, ma non si può. Per cui ci sono regioni anche vicino a noi che lo permettono, ahimè, io gioco in una regione dove questa scelta per i nostri avvocati non è possibile perseguirla. Guarda Barbara, ti avrei chiesto proprio questo perché io ricordo anni fa mio padre che doveva sottoporsi a degli interventi chirurgici, ne ha avuto più di uno, e regolarmente faceva il deposito appunto del sangue prima dell'intervento. Negli ultimi anni, da quando soprattutto c'è la storia del Covid, mi risulta che soprattutto nella nostra zona, quindi parlo di Modena, non sia più possibile farlo. Quindi tu mi confermi questo? Sì, ma in realtà già da prima, Già è da un'indicazione già da prima di questo periodo Se che c'è. posso, però, attenzione, apro una parentesi anche qui, perché c'è da battagliare. Cosa voglio dire? Allora, sicuramente uno dei tanti drammi in Italia è quello di aver lasciato la sanità pubblica in mano alle regioni. Questo vuol dire che ogni regione ha fatto quello che ha voluto e abbiamo situazioni in cui l'autotrasfusione in Toscana magari la fanno fare, in Emilia è veramente una cosa ardua. Però attenzione che là, anche lì, ecco, là ci vuole sempre l'avvocato, il legale bravo. Il quadro legislativo italiano non è che vieti esplicitamente le donazioni, le autotrasfusioni. Sono regolamentazioni regionali che di volta in volta hanno fatto sì che
non dico venissero vietate, perché attenzione, anche lì, signori, cioè, spesso il malcapitato di turno va là, poi il primario dice no, in Emilia non si possono fare, non si possono fare, punto. Ma vi risulta che qualcuno sia andato poi a far leva con un legale a dire sì, ok, in regione no, però a livello nazionale il quadro normativo e legislativo è leggermente diverso. Cioè, anche lì è un battagliare, non so se mi sono spiegato. Poi potrei dire la soluzione che a noi una volta è capitato. Non per forza uno se è in Emilia si deve operare in Emilia, no? Magari c'è la soluzione anche il piano B. Ecco, si sposta in regione, magari trova una regione in cui la... Le soluzioni sono tante, ecco, bisogna essere anche abili a switchare un attimo e trovare una soluzione alternativa. Bene. Io volevo tornare un attimo al discorso legato alla compilazione di quel famoso documento e alla necessità di compilarlo nel migliore dei modi perché possa essere efficace. In questo la vostra associazione aiuta gli associati a compilarlo nel modo che è il modo giusto? Ti dirò di più, ai nostri associati arriva come pacchetto omaggio già la DAT che va solamente compilata. E noi forniamo anche le istruzioni come depositarla, quindi a costo zero, nel senso, il nostro associato, la quota associativa è molto popolare, 25 euro. All'anno. In realtà per delibera del consiglio direttivo, chi si tessera novembre, dicembre 2023, ovviamente aggancia tutti i 12 mesi del 2024, non è che, quindi... vale 14 mesi, non è che andiamo a far pagare per 2 mesi. 2 euro al mese. Sono comunque 2 euro al mese. Sì, una pizza l'anno, io dico. Ecco, si ha a disposizione sia la DPRO, ne parleremo dopo, che è un documento che i nostri associati apprezzano tantissimo, e la DAT. Questa DAT è già redatta al nostro ufficio legale, quindi per noi è diciamo scolpita nella pietra, e quella la forniamo da più di un anno. E, due aspetti fondamentali nella nostra DAT che altre DAT non hanno. E noi abbiamo scelto strategicamente di avere all'interno della nostra DAT l'attestazione del medico, ok? Quindi c'è una parte all'interno della DAT in cui un medico, non per forza il medico di curante, il medico di famiglia, attesta la facoltà di intendere e di volere del nostro associato nell'atto della redazione della stesura della DAT stessa. Perché questo? Perché ci sono state delle DAT che sono state rigettate perché secondo il giudice quella espressione, quella volontà del soggetto non era stata ampiamente dettagliata su quelle che potevano essere le conseguenze di una scelta così radicale. Quindi, cosa voglio dire? La firma del medico nella nostra DAT attesta il fatto che il nostro associato sia stato informato della gravità nel sostenere che non si vuol far trasfondere sangue da soggetti non vaccinati. Ecco perché comunque noi abbiamo deciso di appunto mettere all'interno. In più, la nostra DAT individua anche, e questo non è obbligatorio per legge, bene ribadirlo, il fiduciario. Cos'è il fiduciario? Il fiduciario è appunto la persona di fiducia, il caro, il compagno, la compagna, quel che sia, al quale il nostro associato dà in mano proprio il testamento biologico, può anche dire, guarda, al di là di tutto, di quello che io ho formalizzato, quindi non voglio per esempio il sangue, come la nostra DAT dice espressamente che il sangue non deve provenire da soggetti vaccinati, però sappi che poi lì decidi tu per me. Quindi il fiduciario, la DAT prevede appunto l'individuazione del fiduciario che fa svolge le veci del soggetto depositante, e questo è riconosciuto per legge. Quindi a quel punto sarà il fiduciario a
decidere per il soggetto. Quindi c'è anche questa forma quasi quasi di via di scampo, no? Perché si potrebbe trovare nella situazione in cui appunto lì il sistema si blocca e tu veramente rischi di morire. Quindi cioè, ecco, noi quando la forniamo, spieghiamo, formalizziamo con un'email anche attenzione che è un documento estremamente delicato, che tu stai dicendo io sono disposto a morire ma non voglio farmi trasfondere. Quindi sono scelte estremamente delicate e personali. Un'altra domanda, Paolo e Barbara, alla quale non è detto che possiate riuscire a rispondere, ma io mi dico, in un paese come il nostro, dove si vive tutto sommato di concorrenza, voi pensate che anche i soggetti monopoli di Stato sono soggetti a concorrenza, la vendita del tabacco, la vendita della benzina, la vendita dei farmaci, come mai dei giochi a premio, come mai non si riesce a creare un organismo uguale e paritario a ADIS, Associazione Italiana Volontari Sangue? Qual è l'impedimento o l'ostacolo? Ci provo io? Prova! Beh, allora, intanto devo dire che il nostro statuto, che potrete trovare all'interno del nostro sito, al 4.2 riporta il fatto che Dicentra sensibilizza alla donazione del sangue come atto responsabile, solidale, quindi assolutamente noi, considerate che il 60% degli iscritti ad associazione Dicentra sono donatori di sangue, non per forza Avis, ci sono anche altre associazioni che raccolgono il sangue e, come ben sapete, tutti confluiscono alla Banca del Sangue Nazionale. Ci sono varie associazioni, sicuramente Avis è una di quelle la più grande in Italia, la più strutturata. Ma è inutile negarlo che dietro al sangue ci sono degli interessi pazzeschi, ecco, voglio dire, considerate, questo basta fare una semplice ricerca su internet su quanto vale una sacca di sangue. Ecco, la sacca di sangue che io donatore Avis, io sono un donatore Avis, attenzione, io donatore Avis dono, ecco, un donatore Avis dona a prezzo zero, cioè non, come atto solidaristico, già acquista un prezzo intorno alle 200 euro, poi stranamente basta fare una ricerca su internet, nello scambio di sacche da una regione all'altra, una sacca arriva a costare, a costare intorno anche ai 1.700-1.800 euro. Queste dinamiche un po' strane. Quindi ci sono stati anche sono state seguite un po' di dinamiche, sono dinamiche che lasciano un po' perplesso. Ovviamente il sangue viene trattato, deve essere, poi ci sono i derivati, ma ci sono anche dei costi correlati al trattamento del sangue, però effettivamente questi costi non ci sembrano assolutamente esorbitanti. Quindi sicuramente... La materia prima è gratuita. Appunto, sì, esattamente, come quello. Ora tanti medici, parlo di Giovannini, ma tanti altri ormai dichiarano pubblicamente questa marea di sangue che stranamente ha un deterioramento anticipato e non si capisce bene perché. Ora tantissimi dicono che questo sangue che viene buttato via, ma ne parlano tutti, quindi è un segreto di Pulcinella. In realtà non è correlabile al fatto che il donatore sia vaccinato o meno, perché appunto c'è l'anonimato. Ma io dico, cioè, è vero che da donatore parlo, è vero che nella scheda che io compilo quando vado a donare non c'è nulla che mi rimanda allo stato di vaccinazione, però dico, mi sembra una stupidata, basta intrecciare un codice fiscale con la banca dati a cui noi accediamo per lo stato di vaccinazione. Ecco, questa è un'altra cosa importante che noi richiediamo ai nostri richiedenti associati, e il sistema lo sa se sei vaccinato o meno, non c'è bisogno neanche di chiedertelo. Quindi, ecco, noi... Ho
posso confermare che io per ragioni di lavoro, senza volere, ho visto proprio delle sacche di sangue gettate, proprio pronte per la discarica e coagulato. Sì, effettivamente ormai ne parlano in tanti, ecco, noi veniamo, almeno l'altra, facevamo un punto sulla situazione, parecchi nostri associati, donatori, ci segnalano che vengono continuamente sensibilizzate a donare il sangue, cosa che prima non accadeva, quindi voglio dire, se c'è carenza di sangue. Abbiamo trovato anche in rete, ecco, noi ogni tanto sul nostro canale Telegram, Associazione di Centro, pubblichiamo anche delle cose strane, delle ricerche, cioè, si parla tanto in Italia che sono vietate le donazioni dedicate e poi si scoprono donazioni, appelli alla donazione ad personam, cioè, scusa, sono però gruppo sanguigno qualsiasi, cioè, sembra un po' strano, cioè, ad personam, gruppo sanguigno qualsiasi. Ma proprio con tanto di pubblicazioni, di riferimenti, di strutture ospedaliere, quindi nulla da nascondere, tutto pubblico. Quindi voglio dire, è lampante che ci sia una carenza sangue in Italia. Ultimamente avrete notato tutti anche la campagna nazionale di sensibilizzazione alla donazione. Ben venga perché è una cosa assolutamente importante per la società, però ecco, voglio dire, nasconde che non ci sia una carenza sangue in Italia mi sembra anche eccessiva. Probabilmente si andrà nella direzione anche del sangue sintetico. Ormai ci sono, noi abbiamo pubblicato degli studi scientifici che comunque già in fase di delibera il sangue sintetico. Quindi anche lì c'è da capire un po' verso che direzione stiamo andando. Ecco, noi in associazione di centro, appunto, siamo disposti a donare il sangue. Ecco, vogliamo però, e lì non ci muoviamo, essere assolutamente fermi sul fatto che quando dovesse toccare a noi di aver bisogno di una trasfusione di sangue, vorremmo che ci arrivasse da soggetti non vaccinati. Tutto qui. Allora, altro. Prego, Cristiano. Se volete donatori nella zona di Modena, noi ci siamo. Noi in casa siamo in sei Associati. donatori e abbiamo quasi tutti i gruppi sanguigni, per cui insomma. Siamo un po' un'arca di Noè. E a proposito diciamo così, dell'attività invece che viene fatta dai coordinatori e vicecoordinatori regionali, al di là di quella che è stata, per esempio, la promozione che mi sembra di ricordare ha permesso a Dicentra di incontrare il sindacato d'azione proprio con una messa in contatto da parte nostra di voi due soggetti. Io sono stato contentissimo quando ho sentito che Mauro Franchi ha deciso di collaborare con voi e quindi con un Abbiamo sindacato. anche Dosi che è nel collegio dei probiviri, anche l'avvocato Dosi. Lui vi ha detto sì. E quindi dicevo, possiamo continuare a lavorare, come del resto stiamo marginalmente facendo, anche organizzando magari degli incontri dal vivo dei vostri coordinatori e vicecoordinatori con gruppi delle nostre città in giro per l'Italia. Magari Assolutamente. successivamente a questo incontro ci sentiamo per telefono, cerchiamo di sovrapporre le due mappe, quella di Dicentra e quella di Città Nuove per capire laddove è possibile fare questa sinergia. Assolutamente, dirò di più, ti rinnovo l'invito, visto che sei così bravo a procacciare le persone giuste, ti ricordo che abbiamo delle zone in Italia in cui sono un po' reticente a ricoprire il ruolo di coordinatore o vicecoordinatore regionale, quindi ben venga il tuo. Sì, ti riporto un po' la mia esperienza perché mi sono resa conto che stiamo tornando in un momento in cui c'è bisogno della persona, quindi ben vengano gli Zoom, ben vengano tutti che per fortuna hanno avuto anche questo exploit in questo momento, quindi anche a chi non era così avvezzo all'uso degli aspetti informatici ci permette, no, di conoscere cose che non avremmo potuto.
da vicino e in tempi brevi, però sto vedendo che organizzare dei momenti con le persone dal vivo per rispondere alle domande che poi sono sempre quelle 5-6, ma siccome il sangue è qualcosa di molto intimo, avere la risposta dal vivo di qualcuno di cui magari ci si può anche fidare, perché magari insomma, mediamente siamo persone che lo si vede dall'energia che emaniamo, che insomma, probabilmente esprimiamo fiducia. E quindi ci si è come un po' consolati, quindi dici, boh, sarà così, me l'hanno detto, ok, questi sembrano convincenti, però dal vivo è diverso. Perché si riescono a fare anche meglio tutte quelle domande che magari una Zoom a volte non riesce a fare, quindi in un gruppo più ristretto, una volta a Ravenna eravamo in 120, la prossima settimana ho altre due presentazioni qua in Romagna, quindi ci sono quei momenti in cui c'è proprio bisogno di prendersi del tempo per innanzitutto rivedersi, perché abbiamo tutto questo momento di solo schermo, probabilmente ci ha arricchito per certe cose, ma ci ha tolto dall'altro. Quindi il fatto di creare dei momenti di incontro in cui ci si possa esporre, divulgare quello che per noi è importante, lo trovo fondamentale. Quindi chiamatemi pure, vengo a fare un giro per Modena, con molto piacere, o in Emilia Romagna. Però anche insomma, gli altri miei collaboratori, insomma, nelle altre regioni, penso che saranno. Mi precedi, Barbara, perché ti volevo appunto estendere un invito a partecipare a una delle nostre serate, durante la quale viene presentato uno dei tanti progetti di Tavola di Smeraldo. Cos'è Tavola di Smeraldo? È un gruppo che fa sempre riferimento a Città Nuove, di medici sanitari e olistici che collaborano insieme per insegnare agli altri come avere meno bisogno della sanità, come autocurarsi, partendo dall'alimentazione per arrivare poi, speriamo, a voi, nel caso più grave, ecco. E quindi volentieri ti inviterei, visto che comunque sei in Emilia, a una delle nostre serate, se ti va di partecipare. Esatto. Sì. Anche in Romagna faccio parte di uno di questi gruppi come di Centra, quindi mi fa piacere perché si possono, insomma, così salto il sillaro dove si dice che divida la Romagna dall'Emilia, quindi sì, mi fa piacere perché è una richiesta questa che c'è in molti posti che stanno mondo, i medici e comunque gli operatori della salute, e vengo chiamata come di Centra oltre che come operatore perché è si sente questa esigenza legata al sangue, quindi grazie e accolgo con molto piacere questo invito. Benissimo, grazie a te. Assolutamente, anche perché in Dicentra, che Dicentra non è un'organizzazione verticistica, noi appunto da statuto abbiamo fortemente voluto i coordinamenti, deleghiamo tantissimo, vogliamo che Dicentra cresca nei territori, cresca nelle relazioni sui territori, creiamo sinergie con una veramente tantissime associazioni. Una delle ultime per dirvi, abbiamo con il telefono della salute, con IDU Piemonte e con la Giucipase, lei ci supporta sul discorso appunto di questo numero verde, che se permettete lo dico al volo così, che c'è chi vuole avere più delucidazioni, può chiamare allo 0321 18 28 430, appunto in collaborazione con IDU, abbiamo questo il telefono della salute, abbiamo questo numero, cioè, numero per, riservato alle informazioni, ma anche supporto per quello che concerne l'aspetto compilativo del nostro form di iscrizione, perché ecco, noi prevediamo la richiesta di iscrizione esclusivamente attraverso il nostro form di iscrizione presente sul nostro sito www.associazionedicentra.it,
Ecco, magari se c'è qualche persona anziana che ha bisogno anche di supporto nel compilare, nell'inserire i dati, anche IDU ci supporta su questo aspetto. Anche perché in fase compilativa, mi permetto di fare un'autodomanda, come facciamo a certificare il fatto che il richiedente iscrizione all'associazione sia vaccinato o meno? Ecco, intanto non è fondamentale perché l'associazione è inclusiva, è aperta a tutti, però ovviamente noi dobbiamo essere certi dello stato di non vaccinazione del nostro iscritto, perché a quel punto l'iscritto non vaccinato verrà considerato all'interno di centra idoneo a ricevere e a donare se non è vaccinato. Se invece è un soggetto vaccinato, e noi ad oggi giriamo intorno al 4% degli iscritti che sono vaccinati, quindi se il soggetto invece è vaccinato potrà essere idoneo a ricevere, ma non potrà ovviamente essere riconosciuto idoneo a donare. Questa individuazione dell'essere o meno vaccinato si va attraverso la produzione di un'attestazione in stato di non vaccinazione, in cui ci sono appunto le istruzioni operative da come scaricare questa attestazione, e avviene attraverso l'accesso a un portale governativo e troverete tutto appunto all'interno del nostro form di iscrizione. Per chi dovesse avere problemi nel produrlo, non è un problema, si può comunque iscrivere lo stesso all'associazione, ma se vuole rivendicare il diritto e dire io vado fiero del fatto di non essere vaccinato e voglio essere anche censito come potenziale donatore, e ha qualche problema, IDU ci supporta anche nell'aspetto compilativo. Ecco. Allora, io propongo questa cosa, tutti coloro che vedranno questo incontro fatto in questo studio virtuale ci vedranno in registrata per motivi legati al fatto che non siamo riusciti a fare una diretta anche se avremmo voluto. E quindi dal momento in cui verrà messa questa intervista, questo incontro tra di noi sui nostri canali, potrebbero, se voi siete d'accordo, passare altri 3-4 giorni e magari incontrarci giovedì, se non ricordo male, il 24, 23. 23, quindi 23, con una diretta nella quale nel frattempo molti avranno visto questo incontro e potranno farvi delle domande, se voi siete d'accordo. Assolutamente. Assolutamente. Qualsiasi tipo di domanda noi siamo disposti a. No, anche perché Attenzione. credo che Attenzione a questo dire qualunque incontro, tipo di domanda. susciterà sicuramente molto interesse e molta curiosità nei confronti vostri da parte di coloro che ci seguono, perché come diceva Barbara poco fa, il discorso sangue è veramente sentito, come è sentito anche il discorso dell'evitare il più possibile l'ospedalizzazione. Quindi sono contento di avervi avuto come nostri ospiti, credo lo sia anche Cristiana, e il Assolutamente. fatto che abbiate Sì, su accettato. Fulvio, apro una visto che hai parlato di ospedalizzazione, se posso permettermi, mi aggancio a quella che non ho spiegato prima, che è un documento che i nostri associati apprezzano tantissimo nel pacchetto maggio, che è la DPRO. Che cos'è? È sempre redatta dal nostro ufficio legale, è una delega preventiva di ricovero ospedaliero. A cosa serve? È un'altra esclusiva di Dicentra. Praticamente i nostri associati la depositano nel caso in cui dovessero malauguratamente, indipendentemente dall'aspetto sangue, finire in ospedale. A cosa serve? Serve, protocollandola subito in accettazione, richiama tutta una serie di normative al riguardo, a dare la delega a un fiduciario esterno alla supervisione della cartella clinica in tempo reale. Quindi io finisco in ospedale, purtroppo per fortuna non sono vaccinato, ma potrei, condizionale d'obbligo, finire in una realtà in cui il non vaccinato non viene visto tanto bene. E con questo do documento noi cerchiamo di cautelare appunto i nostri associati, dando la possibilità di delegare all'esterno la supervisione della cartella clinica in tempo reale. Quindi
giorno per giorno il delegato avrà diritto a visionare la cartella clinica per capire un po' se i sanitari si stanno adoperando per scienza e coscienza o comunque nella massima trasparenza ed è un documento, devo dire, che apprezzano tantissimo i nostri associati, ecco. Perché forse, ecco, l'eventualità del sangue, uno alla fine la probabilità di avere una trasfusione di sangue, se ci pensate, è bassa. Se si fa, ecco, io dico sempre, se si fa un discorso di ritorno sull'investimento, passatemi il termine, non è quello lo spirito giusto. Lo spirito deve essere quello di dare un piccolo aiuto a un'associazione che la cui forza è ed essere veramente strutturata per far sì che il malcapitato di turno abbia dietro qualcosa di veramente importante a livello organizzativo. Però il singolo, la probabilità che abbia bisogno di una trasfusione è veramente bassa. Ma io ho una visione più allargata di questo, cioè mi viene da pensare che per com'è il mio stato di salute o la mia storia o il mio focus sulla scelta con cui sono abituata a curarmi, non è che sono diventata salutista il giorno che ho conosciuto di centro, insomma, il mio stile di vita era già di un certo tipo prima, però è che magari penso che oggi possa essere utile a qualcuno e magari quella persona è utile a un'altra, a me serve qualcos'altro che arriva per la solidarietà circolare, quindi non è detto che uno... Esatto. Ci sono sì persone che si iscrivono perché hanno realmente una difficoltà e dicono ma forse ho bisogno di dicentro, magari più avanti potrei avere bisogno per il mio stato clinico, se ho un credo a monte della solidarietà circolare come ve la descrivevo, allora ci sta perché non penso all'investimento dei 25 euro vivendo nella paura, perché se mi iscrivo a un'associazione pensando che mi salvaguardi perché ho paura, forse non abbiamo capito che stiamo andando in un'altra direzione, stiamo andando nella direzione di bene, io so fare questo, oggi ho le possibilità di, magari a me è utile qualcos'altro che mi arriva da altre persone che hanno quella cosa che non ho. Io la vedrei più in questo senso che non poi 25 euro è vero, sono... A Riccione sì, la pizza va bene, non so se la birra la prendi a Riccione, però, è più in qualcosa di un più ampio respiro, non tanto su un problema che c'è, ma per come scavalcare il problema, quindi essere proattivi. Quindi, come avete capito, ho una visione abbastanza luminosa del mondo. Guarda, ti ringrazio per aver toccato questo argomento, perché è un argomento che a noi preme molto. E devo dire che in questi anni di Covid abbiamo riscontrato un'opportunità più che un problema. E l'opportunità è stata quella di conoscere gente meravigliosa, di cui prima non ne conoscevamo l'esistenza da questo punto di vista. E il fatto di condividere veramente dei concetti etici e il mutuo soccorso. Abbiamo scoperto che il mutuo soccorso esiste ancora. Non ne avevamo contezza prima, invece oggi siamo sicuri di questo. Il mutuo soccorso esiste ancora, quindi credo che il discorso circolare, come l'hai definito tu, sia molto condiviso. Mi fa piacere, perché io penso sempre ai miei nonni che non ci avevano bisogno di mettere su chissà cosa, era nella norma quotidiana, e c'è stato un momento nel mezzo in cui forse abbiamo perso di vista e quindi dobbiamo un po' attrezzarci adesso per ritornare a questa cosa con la frequenza giusta per farlo. Noi siamo grandi. Abbiamo ancora bisogno del contatto umano, grazie a Dio. Allora, se non avete nient'altro da aggiungere, io andrei in conclusione dicendo che una delle cose che mi piace di più dell'associazione di Centra, e mi piace molto perché rispecchia la nostra filosofia,
è quella del non andare contro a nessuno. Noi facciamo il nostro senza contrapporci ad un altro soggetto o altri soggetti e semplicemente facciamo il nostro. Questa è una modalità che abbiamo imparato, riesce a trattenere l'energia e a veicolarla in maniera positiva senza doverla impegnare per combattere contro qualcosa. E vedo che si sta molto meglio, si vive molto più sereni.